Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di che cosa è successo a Terasi. Come potete vedere, questa notizia sostanzialmente ha inoltrato la richiesta di fallimento. La prima domanda che ci dobbiamo porre è: che cosa sono gli aggregatori? Gli aggregatori sono dei fondi di investimento che vanno a fare shopping, ok? Come noi andiamo a fare shopping sull'e-commerce o su Amazon, vanno a fare shopping comprando marchi all'interno di Amazon, marchi proprio di e-commerce veri e propri. Quelli che vanno poi a prendere, a unirli questi marchi tra loro e creare un agglomerato sempre più grande. Molti di voi conoscono Nestlé. Nestlé nasce sostanzialmente da questo principio. È un aggregatore, tra virgolette, lasciatemi passare questo, di vari marchi sotto un unico cappello, che poi questo però ha come canale distributivo l'offline e quindi troviamo i vari marchi di cui è proprietario Nestlé nel proprio supermercato. Questo faceva la stessa cosa Terasio, ne fanno altri aggregatori grandissimi, ma Terasio era il più grande al mondo, con i marchi di Amazon, con i marchi per esempio dei propri e-commerce. Terasio è nato prima di quello che era l'evento del Covid, insomma, c'erano i tassi di interesse più bassi, quindi Terasio si finanziava, comprava questi brand interessanti su Amazon o sull'e-commerce a prezzi interessanti per i venditori, per chi vendeva, che era piccolo imprenditore che vendeva, solo che l'inflazione, quindi i tassi di interesse, sono aumentati, ha fatto sì che il bilancio di Terasio pendesse a proprio sfavore, perché gli account erano stati acquistati con una valutazione superiore perché il tasso di interesse era basso. Adesso invece, col tasso di interesse più alto, il margine dell'e-commerce, il margine degli account Amazon, non riuscivano a compensare gli interessi invece che avevano pagato. Hanno fatto diversi aumenti di capitale, ma questo non ha compensato. Non ha compensato perché l'attività espansiva di Terasio, e questo lo dico da piccolo professionista, è stato veramente vorace. Ha acquistato più di 200 brand, circa 200-210 brand si parla. Se noi andiamo sul sito di Terasio, abbiamo la possibilità di scorrere, di cliccare brand qui, e qui vedete i brand in quali settori lui ha acquistato. Cliccando qui avete la possibilità di aprire direttamente i negozi su Amazon.com. E si vede chiaramente la diversità dei settori in cui è stato inserito, la diversità di approcci che bisogna veramente avere nel momento in cui si vendono questi vari prodotti o su Amazon oppure per l'appunto su e-commerce. Quindi loro gestivano 200 marchi diversi, 24.000 prodotti completamente diversi, 350 produttori che li fornivano. Questo era gestito da 415 dipendenti più 74 liberi professionisti. Questi numeri qui sono per darvi l'indicazione di che mostro era diventato di complessità. Non so se sia un dato effettivo, ma si parla che Terasio avesse sui 300 conti correnti suddivisi in 15 banche diverse, in 15 paesi diversi e in 7 valute diverse. Per le 7 valute diverse non vedo particolari problemi, neanche le 15 banche, anche se la gestione finanziaria con 15 banche è complesso. Sapete che nel momento in cui avete una banca potete avere anche più conti correnti, e in questo caso qui loro ne avevano più di 376. Veramente una complessità enorme. Se pensiamo che molte realtà sono unità anche più grandi di Terasio, semplicemente solo avendo un unico prodotto, un unico brand. Quindi da questo fallimento noi piccoli account professionisti che guidiamo per appunto gli e-commerce e gli account Amazon, che cosa possiamo consigliare agli imprenditori che abbiamo di fronte, che stiamo guidando? Dobbiamo assolutamente consigliargli di essere i più semplici possibili, i più focalizzati possibili, perché capite, gestire 200 marchi e essere in 400 significa una persona gestisce due marchi? È molto molto difficile, cioè io vedo nel mio piccolo cosa riusciamo a fare noi, è veramente molto molto difficile, anche solo per esempio quello che vedete qui, il canale YouTube, la comunicazione che facciamo, i video che stiamo facendo divulgativi come questo, è difficile, bisogna essere concentrati, focalizzati per fare queste attività qui. Poi il fatto che al fine 2022 Terasio fatturava circa 1 miliardo e aveva una rimanenza, quindi aveva un magazzino di 500 milioni, cioè, quindi aveva tanto
tantissimi soldi fermi perché si aveva comprato tanto inventario che era rimasto lì fermo, probabilmente nelle acquisizioni. E la mia esperienza, quella che è nelle acquisizioni, è nel momento in cui un imprenditore vende, vende anche tutte le rimasuglie del magazzino, e questi se le sono comprate, probabilmente sono portate a casa e sono rimaste lì, lasciando valore a terra per l'impresa. Anche questo è un altro consiglio che vi posso dare, è quello che va bene quando un prodotto si prova, si lancia e non va, è un prodotto morto, e in quel caso lì va venduto, va liquidato per poi eventualmente ripartire con un altro account. Una cosa importante, insomma, che mi viene in mente in merito a questo fallimento è questo aspetto qua. Alcuni diranno: no, stop, è la fine dell'era dell'e-commerce, questo è il primo segno della vendita su Amazon. No. Il fatto che un gigante con delle problematiche come queste sia cresciuto e sia diventato così grande ha veramente aperto uno spazio enorme. Lascia lo spazio a piccoli account, piccoli e medi account come i nostri, come quelli che gestiamo noi, di poter arrivare e poter entrare in quelle nicchie lì. E quello che dobbiamo stare attento è che quando si verificano queste cose qui, noi dobbiamo o andare a comprarci i brand che svendono, che assolutamente è una cosa interessante, oppure quando notiamo che brand che erano costantemente in prima pagina declinano per mancanza di stock o altro, noi che siamo lì, che gestiamo i nostri piccoli account, dobbiamo assolutamente essere focalizzati e puntare e acquisire quelle quote di mercato che loro vanno a perdere. In questo modo qui potremmo essere la classica situazione del Davide contro Golia, dove Davide per appunto vince contro questi giganti qui, perché la nostra costanza, la nostra focalizzazione ci porta veramente lontano e ci porta a fatturare, a creare dei brand che restano e che restano per lungo tempo. Concludendo ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, cliccate like, condividete questo video con un amico e iscrivetevi a questo canale. Iscrivendovi a questo canale ci date la possibilità, ci date un feedback nella sostanza. Bene, questi video ci piacciono, vogliamo altri video gratuiti come questi da voi di Scuola E-commerce. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!